Io mi chiamo Sorella Pana. Sono Sorella Char. Ho 20 anni. Tu? 21. Da dove venite? Io vengo dallo stato di Washington, negli Stati Uniti. Ok. Lo stato di Utah. Sì, siamo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Mm-hmm. Siamo chiamate mormoni, non è perché adoriamo Mormon o che lui è un salvatore, perché solo crediamo in Gesù come il nostro salvatore. E abbiamo l'opportunità di andare in missione, noi per un anno e mezzo. E non riceviamo soldi per questo, infatti paghiamo di essere qua. E la Chiesa anche ci aiuta un po' con i soldi. Noi scegliamo di fare una missione, ma poi i nostri dirigenti della Chiesa scegliono dove andiamo. Okay. E abbiamo ricevuto la chiamata di andare in Italia. Uh-huh. Siamo fortunate per quello. Secondo voi il fatto di fare proselitismo ci avvicina la gente o li respinge? Cioè, come la vedete? Come sta andando, insomma, qua a Piacenza? Di solito va bene. Va bene. Sì, è molto bello conoscere le persone di più. Okay. Sì, la gente italiana sono molto gentile. Sì. Okay, okay. Sì. Andiamo in giro parlando con le persone, ma anche insegniamo alle persone che sono interessate un po' più di chi siamo, cos'è il nostro messaggio di Cristo, cos'è il libro di Mormon, tutto quello. E anche facciamo servizio nella comunità. Ah, tipo volontariato? Sì, così? Sì, sì. Vedevamo sempre ragazzi, no? Uh-huh. Questa cosa delle ragazze è sempre stata così o è una cosa recente? Che no, potete... è sempre stata così. Okay. Ma c'è più ragazze adesso. Siete tipo nate in una famiglia già credente oppure se lo siete diventate? La mia famiglia crede nella Chiesa. Noi siamo battezzati quando abbiamo 8 anni e per me non era che credevo dall'inizio, dovevo trovare quella testimonianza per me stessa prima di venire qua. Uh-huh. E l'ho trovato e quello perché sono qua per condividere la gioia che ho trovato. Anch'io sono nata nella una famiglia che già sono membri, ma non credevo in Dio, ma dopo un po' di tempo ho pregato e ho ricevuto una risposta che c'è un Dio. Una cosa positiva e una negativa del vostro credo, una cosa comunque che mettete in dubbio, che dite ma non so se è giusta oppure no. Cosa positiva per me sarebbe il libro di Mormon. È un libro che leggiamo insieme alla Bibbia. Veramente io trovo le risposte alle mie domande in questo libro. Qualcosa male? Non posso pensare. È una cosa che alcune persone pensano che perché questo non capisco, è che abbiamo due libri cattolici e altre religioni. Dicono che abbiamo la Bibbia è vera e solo la Bibbia, ma Dio ci ha dato questo libro, anche un altro testamento di Gesù Cristo. Se c'è questo punto, sì. Quante linee possono essere tramite questo punto? Infinite. Okay.